Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Allora, veramente a tutti gli studenti, e infatti agli studenti che io voglio rivolgere, il primo grazie, perché è proprio grazie allo studente e a Antonio Giametta che mi guarda, sorride, forse non se l'aspettava questa cosa, ma io parto da loro, parto dal cuore, perché grazie agli studenti che siamo qui, cioè grazie agli studenti che ci muoviamo, che abbiamo la forza, che abbiamo il coraggio a volte di affrontare anche delle cose che ci portano a delle responsabilità enormi. Il secondo grazie è alla sinergia che ho trovato, non solo e soprattutto grazie al sindaco di Caserta, Carlo Marino, che mi ha offerto veramente con il suo patrocinio questa cornice meravigliosa in modo del tutto gratuito. Quindi io ringrazio Carlo Marino e l'assessore Mirella Bordino, che mi ha sostenuta in maniera molto molto forte in questo sogno, questa utopia. E il mio grazie va alla amica Adele Vairo, dirigente del liceo Manzoni. Adele, grazie, perché sei stata veramente, oltre che un'amica, veramente una sorella. In questo momento mi hai sostenuta e quindi io faccio un applauso con il mio staff, il Giordani, perché ci avete sostenuto nell'organizzazione. Grazie naturalmente al nostro direttore generale, Simone Melamontesacqua, alla quale mando un bacio, e presente qui la cara Marina Grisoni che ci sostiene. Ancora grazie, perché il mio ruolo è questo, Lorenzo, quello di ringraziare veramente tutti quelli che mi sono stati vicini, e quindi l'ufficio scolastico regionale con Luisa Franzese, rappresentata da Paola Villano. In bocca al lupo ragazzi, il futuro è il vostro. Grazie.